c'era invece la folla. C'era la folla, era una roba spettacolare, cioè, una folla. Sono bellissimi loro. Cosa? Diciamo che quando facciamo le lezioni con la Terminiello e l'Unihauser sulla storia della città c'era la folla. Cioè, loro sono bellissimi. Possiamo iniziare. Buonasera e benvenuti a tutti e benvenuti a questo incontro dedicato alla Villa del Girasole. Più ragioni allora per cui abbiamo deciso di fare allora questo incontro. La prima, che diciamo è anche l'ultima, in ordine cronologico, visto che prossimamente inizierà proprio qui a Palazzo Ducale la Storia in Piazza, e quest'anno l'edizione che è dal 4 al 7 di aprile è dedicata proprio al tema dell'utopia, per cui niente di meglio che parlare alla del Girasole per parlare dell'utopia della Casa Rotante, che quindi in qualche modo anche smitizza tutta una serie di simbologie che sono collegate al tema della casa, la stabilità, la staticità, allora, eccetera. Per cui allora è stato con piacere allora che abbiamo deciso allora di fare questo incontro dedicato alla Villa del Girasole. Poi ci sono anche altre motivazioni. La prima è che si tratta di un edificio, di un manufatto architettonico molto particolare, che tra l'altro io e Matteo Focchessati abbiamo avuto la fortuna di vedere ancora perfetto. Era forse il 1995, vero Matteo? Siamo stati invitati allora da Lidian Vernizzi, Vicari, che era la figlia di Angelo Vernizzi, il costruttore e il progettista allora, del Girasole insieme a Ettore Fagioli, e abbiamo visto allora questa casa ancora assolutamente perfetta. Mi ricordo allora che era maggio, in queste colline veronesi, in questa bellissima cucina bianca che poi vedrete, c'erano le marmittone con la marmellata di ciliegie, allora, quindi una cosa molto bella, e poi ho avuto occasione anche di vederla in un'altra occasione un anno dopo, e penso che sia chiara a tutti, ma poi allora avverrà nella serie dei discorsi, perché Villa del Girasole, nonostante sia Marcellise, quindi nonostante sia vicina a Verona, in realtà viene considerata a tutti gli effetti genovesi, perché il progettista è Angelo Vernizzi, il costruttore, poi Matteo Focchessati ci parlerà in particolare di quanto fece Angelo Vernizzi qui a Genova, costruttore, tanto per dire, del grattacielo sud di Piazza Dante, quindi il grattacielo di Piacentini, poi vedremo anche tutto il resto. Quindi più ragioni allora, per parlare della Villa del Girasole. Lidian Vernizzi, allora, che noi allora conoscemmo e la frequentammo, trattava il Girasole come se fosse davvero un suo bambino, nel senso questa villa era assolutamente perfetta come era rimasta alla fine degli anni 30, e recentemente incontrando la cugina nipote, poiché quest'anno ricorrono i 100 anni della nascita di Lidia, ci sembrava anche carino dedicare un omaggio comunque a questo manufatto architettonico assolutamente particolare. Quindi prima di partire con gli interventi, parlerà Matteo Focchessati che ci racconterà di Angelo Vernizzi, Andrea Canziani, architetto e ispettore della soprintendenza, invece ci parlerà proprio dell'utopia architettonica della Villa del Girasole. Io chiamerei per un breve saluto Stefania Ghiglione, che abbiamo conosciuto con Lidia e che ci dirà proprio due parole di introduzione a questo incontro. Grazie. Bene. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio Palazzo Ducale e i tre relatori che hanno accettato la mia proposta. Mi perdonerete se per via della commozione che mi provoca questo argomento, di cui si parlerà in questa occasione, leggerò questa breve presentazione. Io mi chiamo Stefania Ghiglione, da parte di madre sono cugina di Lidia Vernizzi, mancata nel luglio 2014.
una signora molto conosciuta e ben voluta a Genova, che era proprietaria della Villa Gerasone. Lidia non aveva figli e con me si era instaurato un importante rapporto speciale, di piena confidenza e reciproco profondo affetto. E mi manca tanto. Perciò ne parlerò chiamando la zia, come lei peraltro voleva essere chiamata. Condividevamo la passione per le arti, la musica, la letteratura, il design e l'architettura. Viaggiavamo e andavamo insieme a mostre e conferenze. Fino all'ultimo di una esistenza lunga e intensa, zia Lidia ha seguito tutto il mio percorso personale e preso parte, tra l'altro, alle mie iniziative e poi alle mostre nella mia galleria d'arte contemporanea, ed era sempre ricca di energia ed entusiasmo. Fin da bambina ero stata ospite a Girasole e posso affermare che lo conosco a fondo. Perciò mi permetto di dire che ho una grande tristezza nel cuore. Attualmente, a distanza di quasi 5 anni dalla morte di Lidia, la situazione della villa è di grave degrado. Lidia, per tutta la sua esistenza, dedicò affetto, tempo e impegno economico a Girasole e prese la decisione di creare la fondazione Angelo e Lina Invernizzi, dai nomi dei suoi genitori, per non pesare sui pochissimi parenti Invernizzi rimasti, e con l'intento di lasciare un'opera unica al mondo a ricordo imperituro della creatività del padre, che, come ascolterete, aveva lavorato anche a Genova realizzando grattacielo di Piazza Dante ed altro. La fondazione inizialmente fu affidata anche agli architetti Botta e Galfetti della Facoltà di Architettura di Mendrisio in Svizzera, con la promessa di manutenzione costante e ripristino del movimento della villa. Insomma, per creare un museo di architettura e design del periodo e per utilizzare la costruzione cinquecentesca contigua al parco, denominata Corte Lavelle, che vedrete nelle foto, attribuita a Michele San Micheli e di notevole interesse per la soprintendenza veronese, quale centro di studi sul Novecento, ed organizzarla al piano superiore per ospitare studenti e studiosi da tutto il mondo. La Fondazione Girasole, costituita a Mendrisio nel 2001, tra virgolette, vi leggo, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, aveva infatti l'intento di destinare il complesso immobiliare denominato Girasole in Marcellise allo svolgimento di attività didattiche, di studio e di ricerca scientifica. Vi si è poi aggiunto nel 2013, sempre tra virgolette, e di ogni altra attività coerente con gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del predetto complesso immobiliare. Per complesso si intende la villa, i terreni e fabbricati rurali, Corte Lavelle ed annessi. In seguito la zia, non essendoci stato l'esito richiesto, trasferì nel 2012 la fondazione in Italia, confidando, forse un po' ingenuamente, nonostante le nostre perplessità, di cui era conoscenza, nella banca Cari Verona. Purtroppo, infatti, dopo la sua dipartita, nonostante il ricavato dall'affitto dei terreni e il fondo di dotazione per la gestione, l'attesa manutenzione costante, il recupero, l'apertura a visite guidate, il proseguire della storia della villa come desiderava lei, tutto questo non è avvenuto. Anzi, sono stati venduti campi che costituivano il contorno del parco e, con un atto molto dubbio, anche la Corte Lavelle. Il consiglio di amministrazione alla fine del 2017 si è dimesso. Gli arredi a suo tempo catalogati sono in un magazzino della banca. È in corso una questione legale tra l'acquirente dei terreni e della Corte, che vanta diritti di passo nel parco e che vuole trasformarla, addirittura facendola passare incredibilmente per una costruzione di appena 70 anni, in bed and breakfast o simili. Mi ricordo che Lidia aveva ricevuto offerte di acquisto, ad esempio, da Benetton e da Rana, ma lei interessava un futuro dignitoso e certo non commerciale, così mi aveva detto, precise parole, per i Girasole. Riporto tutte queste informazioni con immutato dispiacere, con estrema delusione ricevuta da chi, su esplicita richiesta della zia, le aveva promesso almeno il controllo sulla fondazione e quindi sul destino della villa dopo di lei, e nella speranza che qualche architetto, istituzione o semplice amante dell'architettura si appassioni a questa costruzione particolare ed unica, aiutandomi a cercare di evitare il peggio. Il ricavato della vendita è quindi bloccato presso un notaio e, nell'attesa che, ahimè, prevedo lunga, di risoluzione della diatriba, non è stato ancora intrapreso nulla. Sono passata da Marcellisa 3 mesi fa e da poco, e sono evidenti i problemi alle facciate, alla terrazza, eccetera. Il cartello di chiusura sul cancello mi ha riportato alla mente quando, invece, bambina, correvo in bicicletta lungo il viale e la zia mi attendeva per farmi premere il tasto rosso.
che permetteva di avviare movimento, movimento che osservavo con meraviglia, vedendo le ruote enormi per me allora, lentamente girare e far mutare posizione a tutta la villa. Segnalo infine che spesso sono gli stranieri che apprezzano maggiormente il nostro patrimonio artistico, architettonico e culturale e che disinteresse, invidie, sotterfugi per non dire corruzioni e soprattutto avidità personali portano alla rovina tanti mobili e monumenti. Se sono qui stasera è proprio per darne testimonianza e vi ringrazio. E allora iniziamo subito con un inquadramento della figura di Angelo Vernizzi e quello che Angelo Vernizzi ha fatto a Genova, e quindi la parola a Matteo Focchessati. Eccomi, buonasera a tutti. Sì, in realtà non parlerò tanto di Angelo Vernizzi e cercherò peraltro di essere anche sintetico per non rubare spazio al relatore, al nostro relatore che è Andrea Canziani, che ci parlerà appunto di questo straordinario manufatto architettonico che è la Villa del Girasole. Nella mia sintetica e breve presentazione io vorrei semplicemente cercare di capire insieme a voi come nasce quest'opera, cioè qual è il contesto da cui scaturisce un'opera così improntata dalla celebrazione del macchinismo di matrice futurista, così legata, così aderente ai principi del funzionalismo, in particolare, lo citava prima Gianni Franzone, al concetto della machine habitée di Le Corbusier, cioè quindi una casa che sovvertendo le norme tradizionali della staticità e della solidità si muove. Ecco, tutto ciò nasce e scaturisce da una impronta visionaria, utopistica, appunto per stare nel tema del prossimo incontro della storia in piazza, che è quello di una visionarietà della macchina, della celebrazione della macchina futurista e non solo del razionalismo, del funzionalismo, che trova corrispondenza in un periodo ben preciso della nostra città, che sono i primi 50 anni del secolo scorso, un periodo in cui si va così delineando una nuova prospettiva urbanistica per la città, una nuova pianificazione, un'inedita idea della città in stretta corrispondenza con quelle che sono le dinamiche sociali, economiche e politiche allora in atto. È la Genova nuova, per riprendere il titolo di un volume di cui vedete la copertina, che fu pubblicato nel 1902, in cui erano raffigurate e descritte le principali opere architettoniche che stavano allora realizzandosi a Genova. E partiamo da un episodio fondamentale, l'esposizione del 1914, l'esposizione di Gene Marinara e Coloniale, un'esposizione che ha la regia progettuale di Gino Copedè, quindi improntata a un gusto di matrice storicista declinato secondo appunto tendenze stilistiche dell'esotismo, ma che presenta al suo interno un'opera eccezionale, il Telfer, che è questa monorotaia che collegava il quartiere fieristico al porto, sfortunatamente, malauguratamente abbattuta al termine dell'esposizione, ma che rappresentò un contraltare fortemente innovativo di celebrazione tecnologica rispetto invece al contesto storicista dell'esposizione. E poi è il periodo, siamo tra il 1915 circa, l'entrata in guerra, è anche il periodo in cui c'è un forte incremento dell'attività industriale, delle grandi acciaierie di Campi, quelle dell'Ansaldo, che naturalmente trovano un nuovo sviluppo, un nuovo incremento proprio in occasione della guerra. Questo che vedete sono l'immagine di sinistra, le acciaierie a Campi progettate dall'architetto Ravinetti,
e a a destra invece un'immagine degli interni. E naturalmente l'incremento industriale dell'Ansaldo contribuì all'accrescimento e alla riapianificazione, al progetto urbanistico, nuovo progetto urbanistico della città. Naturalmente così l'episodio più notevole a cui si può fare riferimento rispetto all'architettura ligure e rispetto al tema di una visionarietà utopica il personaggio, il protagonista è Renzo Picasso, architetto genovese a cui fu commissionato dal Comune di Genova di progettare una nuova, come dire, riorganizzazione del sistema di collegamenti e di organizzazione funzionale degli spazi del centro cittadino, e che compì due viaggi negli Stati Uniti, il primo fu nel 1911, e che tra il 1911 e il 1935 realizzò una serie di progetti in cui da un lato cercava così di creare una comparazione tra lo skyline di New York o comunque delle grandi metropoli americane e Genova, e dall'altro invece progettava la riorganizzazione, qui passo velocemente alle immagini, qui vedete proprio il confronto, no, tra lo skyline di New York e Genova, e poi invece c'era proprio un superamento nel suo progetto della città storica per una crescita metropolitana, in particolare connessa ai problemi legati alle articolazioni industriali, logistiche e delle vie di comunicazione. Lo vedete, e questo è il testo che pubblicò, Le vie di Genova e di metropoli nordamericane, in cui sono contenute molte delle tavole che vi sto mostrando. Qui in particolare vedete i progetti per una metropolitana che avrebbe dovuto avere una fermata in Piazza dei Ferrari, arrivò qualche tempo dopo, come voi sapete, in ogni caso questo era, diciamo, un tema, quello della riorganizzazione ovviamente delle reti di comunicazione, delle articolazioni industriali e logistiche, che rimandava, no, ai progetti visionari utopici di Sant'Elia e quindi del futurismo. Un altro episodio che vale la pena di citare è quello dell'abitazione tipica struttura d'acciaio presentata nel 1933 alla Quinta Triennale di Milano. Il progetto si doveva alla regia di due tra i più importanti architetti attivi allora nel capoluogo ligure, Luigi Carlo Daneri e Luigi Vietti, ma concorrono tutta una serie di architetti: Fineschi, Zappa, Crosa, Morozzo della Rocca, Nicoli e Haupt. L'edificio peraltro ha un grosso successo anche per il progetti di design, di interior design che connotavano gli arredi delle varie appartamenti collocati all'interno di questo edificio. Il tema della struttura d'acciaio peraltro ritorna, e lo vedete nell'immagine di destra, all'interno di relativamente a un progetto sempre di Luigi Carlo Danieri per un progetto per un grattacielo in Piazza Dante. Ed è proprio a Piazza Dante che arriveremo, perché il grattacielo di Piazza Dante, come già preannunciato, è l'opera chiave di Angelo Invernizzi a Genova, quello che ovviamente gli dà più notorietà. Qui vedete un manifesto di un disegno di Riccobaldi in cui, come dire, la presenza imponente del grattacielo nel cuore della città, nel cuore storico della città, e l'influenza che avrebbe dovuto determinare per la crescita e l'espansione della metropoli. Peraltro tutti questi temi che abbiamo adesso analizzato, questo progresso nelle ricerche nell'ambito della progettazione architettonica, è una sempre più aderente connessione con le specificità linguistiche delle avanguardie, l'avanguardia futurista, ma anche del funzionalismo, del movimento moderno, si ritrovano in alcuni edifici che sono diventate delle icone del Novecento
ligure, come la celebre Casa Littoria Nicolò Benservizi di Luigi Carlo Daneri a Sturla, che peraltro non versa in cattive condizioni, come voi sapete, oppure dal punto di vista funzionalista, ma soprattutto dal punto di vista della organizzazione delle attività sanitarie, l'Istituto Giannina Gaslini di Angelo Crippa, realizzato tra il 1931 e il 1938. Ma arriviamo a Angelo Invernizzi, perché Angelo Invernizzi, come dire, è uno dei protagonisti di questa ripianificazione urbanistica di Genova ed è uno dei protagonisti delle nuove edificazioni. Parto da un edificio forse tra i meno conosciuti di quelli realizzati da lui, che è un edificio in via Montevideo molto interessante, al di là, diciamo, della, come dire, epidermide di gusto storicista, però comunque percorsa anche da inflessioni stilistiche di matrice Liberty, perché all'interno, io purtroppo non sono riuscito a fotografarlo, c'è uno dei primi garage elicoidali realizzati in Europa, e quindi, diciamo, vediamo già sin da subito questa sua forte volontà innovativa anche nella caratterizzazione ingegneristica degli edifici che andava a realizzare, e una, come dire, una vulgata modernista, razionalista, funzionalista che ritroviamo in tutti gli edifici costruiti, da lui costruiti, spesso in collaborazione con Ettore Fagioli, come gli edifici in via, tra via Trento e via Nizza del 1933 o quelli di via Sapeto. Ma arriviamo al grattacielo il grattacielo sud di Piazza Dante, che ovviamente è una delle opere anche architettoniche più note genovesi, se voi pensate che fino agli anni 60 con la costruzione del Pirellone era il grattacielo più alto in Italia, e che peraltro, come dire, rientrava all'interno proprio di una visione di riprogettazione degli spazi commerciali e centrali nel cuore di Genova, attraverso appunto la rimozione di aree storiche come l'abbattimento della collina del Morcento. Qui vedete altre due immagini sempre relative al grattacielo dell'orologio, ma soprattutto alla sistemazione urbanistica di quest'area. Ecco il grattacielo d'orologio, che spesso è legato prevalentemente all'immagine dell'architetto progettista Marcello Piacentini, perché ovviamente Marcello Piacentini è stato quello che ha determinato, come dire, la veste architettonica dell'edificio, ma soprattutto anche il contesto urbanistico in cui andava a insistere. Un contesto che peraltro nasceva, contesto progettuale che peraltro nasceva da un concorso che era stato vinto da Aldo Viale e Giulio Zappa, che avevano presentato un nuovo piano regolatore per le aree centrali, di cui qui vedete un'immagine, e che poi era stato corretto in un secondo tempo da Morozzo della Rocca, con una, appunto, un piano particolareggiato di cui questa è la stesura finale, è uno degli studi per la stesura finale, che prevedeva peraltro quattro grattacieli, non due. Piacentini invece poi decide che i grattacieli dovranno essere due e interviene direttamente, diciamo, sulla progettazione architettonica di questo edificio, di cui però Angelo Invernizzi cura la parte ingegneristica, cura tutte le strutture, e non solo, lui ha la totale responsabilità progettuale ed esecutiva di questa importante opera architettonica. Opera architettonica che peraltro dialoga con un contesto fortemente innovativo dal punto di vista della progettualità. È il caso, ad esempio, dell'edificio che ha di fronte il grattacielo nord di Giuseppe Rosso, che era stato realizzato precedentemente nel 1932. E qui c'è un po' l'inganno piacentiniano. I due grattacieli dovevano avere la stessa altezza. In realtà il grattacielo di Giuseppe Rosso viene realizzato a precedenza, e quando Piacentini realizza il suo lo realizza più alto. Ci sarà una querela, una diatriba, anzi una disputa che finisce in tribunale nel 1939, ma insomma senza sortire alcun effetto. L'aspetto interessante del grattacielo nord di Giuseppe Rosso è che ha un'impostazione con questi
queste come dire, passerelle che mettono in comunicazione i vari corpi dell'edificio, che hanno un evidente sapore di gusto futurista, e non è un caso che l'edificio viene pubblicato, qui lo vedete, è un'immagine dall'alto, viene pubblicato su stile futurista, uno dei pochi edifici realizzati a Genova in questi anni che viene, come dire, consacrato dalla poetica futurista. E termino il mio intervento, considerate che proprio qui a Palazzo Ducale, dove ci troviamo oggi, negli stessi anni, esattamente nel 1934, viene allestita la mostra di plastica murale, una mostra che appunto doveva, come dire, servire da guida per una pianificazione urbanistica architettonica futura in Italia, cioè impostata sul linguaggio e sugli stilemi del futurismo. Tutti questi elementi, tutte queste caratteristiche che hanno determinato il volto nuovo della nostra città nei primi 50 anni del Novecento, sicuramente integrano e hanno ispirato l'opera di Invernizzi, e in particolare l'opera La Villa al Girasole, di cui adesso ci parlerà Andrea Canziani. Fare così, ecco, ce l'ho fatta. Oh, grazie, buonasera a tutti. Bellissima questa introduzione che ha fatto Matteo su quello che era quello che si muoveva nell'architettura in quegli anni, ma chiaramente nel nostro immaginario nulla di questo può competere con addirittura un'architettura rotante come quella che c'è dietro le mie spalle e che ho deciso di mostrarvi immediatamente nella sua più pura essenza di oggetto e di scheletro che ruota, così come ha ruotato la prima volta nel 33 quando Invernizzi inizia a far girare questo magnifico oggetto. Magnifico oggetto che non ha nulla di utopico in realtà, o meglio, vediamo perché. Questa casa in fondo è la sintesi finale della tecnica del XIX secolo, è la perfezione del calcestruzzo armato di François Hennebique del 1892, è l'invenzione della ferrovia e dell'infrastruttura ferroviaria di George Stephenson, e siamo nel 1852, ed è la tecnologia del motore elettrico di Galileo Ferraris del 1888, quindi non c'è un'utopia come qualcosa che non ha luogo perché non può esistere, ma c'è un'utopia nel senso di qualcosa che appartiene a un modello ideale che viene proposto dalla modernità, che perfettamente viene incarnata sia dall'opera che dalla figura di Angelo Invernizzi, e che sorge proprio con l'inizio del XX secolo, certo alle spalle col XIX che gli aveva permesso di avere tutte queste tecnologie a disposizione. Ma quell'utopia che nasce in seguito alla seconda rivoluzione industriale e sull'onda dei nuovi materiali da costruzione, come il calcestruzzo armato di cui dicevo prima, è proprio l'utopia del moderno, che non è un'utopia di assenza di luogo, ma è l'utopia di un progetto politico e sociale che ancora, nella loro visione e anche nella nostra, non trova riscontro nella realtà, ma che viene proposto come un ideale in cui ideale a cui gli architetti che lavorano, gli ingegneri che lavorano in quel periodo tendono con l'idea di costruire dei frammenti di questo spazio e di questa utopia, e questi frammenti hanno assolutamente per loro un carattere di realtà indubitabile, quindi non è un'utopia in quel senso. Io però un'utopia incredibile ve la mostro lo stesso, e questa è Vladimir Tatlin, il monumento alla Terza Internazionale, sul montato, fotomontato sullo skyline di Pietrogrado all'epoca, perché questo fu uno, è sempre stato per tutto il XX secolo,
Questo è stato, ed è il 20, la prima volta in cui viene presentato da Tatley nel 1920, questo è sempre stato uno dei grandi riferimenti utopici che ancora oggi, a distanza di 100 anni, hanno un riferimento con sia all'idea della tecnica sia alle infinite possibilità di questa utopia che voleva assolutamente cambiare il mondo. Quest'utopia si basa sulla tecnica solo in questo modo. Questa è una torre alta 400 metri nell'idea di Tatley, immaginatevi. Quest'utopia di infinite risorse, di una tecnica che prometteva nuovi materiali, nuove possibilità, che si opponeva alla tradizione e alla natura, era il mezzo con cui l'architettura poteva davvero concretizzare lo spirito nuovo del progresso e del XX secolo. Anche con un certo senso di responsabilità sociale, non solo come esternazione delle possibilità tecniche di quello che gli architetti in quel momento potevano fare o potevano sognare. Perché in quella responsabilità sociale questa funzionalità e questa efficienza erano anche i mezzi per correggere le disuguaglianze del passato, dare a tutti abitazioni funzionali, dare luce, aria, spazi verdi, superare il buon senso comune, l'ha scritto molto bene Luciano Canfora nell'introduzione proprio a questa edizione della Storia in Piazza, dove dice che l'utopia in realtà stava anche in quello, quella capacità di superare il buon senso comune. Questa era la capacità di superare il buon senso comune con un grande afflato di fare qualcosa veramente di importante. Allo stesso tempo c'era una unione tra le arti, e questo lo vedremo benissimo nel girasole, ci aiuterà anche a farlo Gianni successivamente dopo il mio intervento, facendo vedere come questa unione delle arti era assolutamente presente ed è quello che sarà il programma del Bauhaus, che sorge nel 19, di cui festeggiamo i 100 anni proprio quest'anno. Altra linea fondamentale nell'evoluzione dell'utopia, lo uso perché è giusto usarlo, del moderno. Rivoluzione permanente, e Tatlin nessuno meglio di Tatlin ce lo racconta, per un'utopia che però era nella loro visione assolutamente raggiungibile. E insieme a questo nasce anche una nuova estetica, l'estetica macchinista, l'estetica dell'assenza del decoro, l'estetica della struttura come pulizia formale, come essenza ed etica della costruzione, che oggi troviamo bella perché nel corso di un intero secolo siamo stati introdotti a questo tipo di nuova estetica. Immaginatevi invece che cosa poteva essere all'inizio del secolo, immaginatevi cosa poteva essere anche quando Invernizzi decide di fare una casa come il girasole, che è ben diversa dalle cose sia che fa prima sia dalle cose che farà dopo. Il girasole fa parte di quest'utopia, ma ne fa parte non perché ruota. Gli edifici rotanti ci sono sempre stati, non sono una novità se ci pensate. Il primo osservatorio astronomico con una cupola rotante viene fatto in Germania a Kassel nel XVI secolo, non è una roba del Novecento. I mulini a vento c'erano fin da prima, anche se il mulino a vento è più una macchina ricoperta da una struttura, e quindi potremmo discutere quanto è architettura. Ma il primo che ha avuto un edificio rotante è stato Nerone nel primo secolo d.C. Secondo Svetonio, nella Domus Aurea, la sala da pranzo di Nerone era circolare, ruotava perpetuamente giorno e notte per inseguire l'imitazione dei corpi celesti. Quindi gli edifici rotanti non sono una novità. Pensate che ce ne fu uno persino brevettato, e ben prima un po' prima di Invernizzi, perché nel 1908 il primo brevetto di costruzione di un edificio rotante è di un americano, che è un certo Thomas Gaynor, che brevetta una casa che ruota, che disegna però come una casetta neogotica tutta di legno con i pinnacoli, quindi qualcosa che nulla c'entrava con quello, ma insomma qualcuno l'aveva addirittura brevettati. E dentro questo oggetto di Tatlin, che vi ho fatto vedere non solo perché l'idea macchinista è utopica, ma perché questo ruota, i volumi che voi vedete all'interno, e perché è anche un grande riferimento anche per noi,
i volumi che voi vedete all'interno ruotano, questi sono dei volumi vetrati dove Tatlin immagina, c'è un cubo, una piramide, un cilindro, e questi volumi contengono le funzioni che servono al comitato centrale del partito, e quindi il cilindro delle adunanze dei congressi ruota una volta all'anno, la piramide degli organi amministrativi nel mezzo ruota una volta al mese, e il cubo dell'informazione e della propaganda ruotava una volta al giorno. Come ruotassero non lo sappiamo, non era importante, la pratica realistica di far ruotare queste strutture era di relativo interesse per gli architetti, ma invece quella di Invernizzi gira, accidenti, e questo ne fa qualcosa di particolarmente interessante per noi. E ne fa qualcosa di particolarmente interessante il fatto che là dentro si abita, cioè non è un mulino, non produce nulla. E non è un edificio rappresentativo da questo punto di vista, è un edificio dove la produzione dell'abitare, e dove il movimento, la rapidità, la velocità che arrivano dai futuristi e che sostanziano tutto il progresso del XX secolo è legato all'idea dell'abitare e quindi alla strafamosa idea della machine habité. Idea della machine habité dove precede l'opera di Invernizzi, perché Verso une architecture di Le Corbusier esce nel 23, ed è in Verso une architecture che Le Corbusier, mostrando le sue case, mostrando agli occhi che non vedono più i transatlantici, come vi faccio vedere in due pagine dell'interno, dice cose tipo: gli architetti vivono nella ristrettezza delle proprie acquisizioni scolastiche, nell'ignoranza delle nuove regole del costruire, e le loro concezioni si arrestano volentieri alle colombe che si baciano. Ma i costruttori di piroscafi, arditi e sapienti, realizzano palazzi al confronto dei quali le cattedrali sembrano piccole, e li gettano in acqua. E l'aeroplano? L'aeroplano è certamente l'industria moderna. Per l'industria moderna uno dei prodotti più altamente selezionati. Solo il problema della casa non è stato posto, ciò nonostante esistono standard anche per la casa d'abitazione, e la meccanica porta in sé il fattore economico di selezione. La casa è una macchina per abitare. E lui lo scrive nel 23. Sicuramente queste cose erano note a Invernizzi, perché era una persona estremamente colta ed estremamente attenta a tutto quello che succedeva nel panorama ingegneristico e artistico, e quindi anche architettonico del suo tempo. Sappiamo delle sue frequentazioni, eccetera, per cui queste cose gli erano assolutamente, assolutamente note. Come molto probabilmente, impossibile che non gli fossero note, altre posizioni altrettanto interessanti. Questa è la copertina di un libro altrettanto famoso, Siegfried Gideon, il famoso storico dell'architettura che tanto ha costruito del racconto dell'architettura moderna, che nel 29, e quindi siamo lo stesso anno in cui i primi schizzi del girasole vengono fatti da Invernizzi, in Befreites Wohnen, cioè l'abitare liberato, scrive: noi oggi abbiamo bisogno di una casa che nella sua struttura complessiva risulti in sintonia con una sensazione di liberazione del corpo grazie allo sport, alla ginnastica, e abbia un tenore di vita conforme alle nostre funzioni sensoriali, leggera, trasparente alla luce, mobile. Sembra la descrizione perfetta dell'opera che costruirà e che metterà insieme Angelo Invernizzi. Sono anni incredibili, se pensate che tutto avviene in un arco di tempo veramente ristretto, perché il manifesto di Sant'Elia è del 14, il Bauhaus si fonda nel 19, quindi subito dopo la prima guerra mondiale, la sede in cui vedete di Gropius è del 26, ma Le Corbusier nel 23 già pubblica Verso une architecture, costruisce la Villa La Roche, costruisce Villa Stein a Garche, del 29 la Ville Savoie, e del 29 è il primo volume dell'opera completa dell'opera di Le Corbusier, che lui pubblica nel 29, pubblicando le sue opere eseguite tra il 10 e il 29. Anche qui impossibile pensare che
fosse ignoto quanto aveva fatto Le Corbusier e che tale opera non fosse arrivata tra le mani di chi si occupava di architettura e quindi di un Invernizzi che all'epoca era in piena attività dopo la guerra. Quindi pochissimi anni. Nel 27 il Weisenhof, questo è l'edificio di Miss van der Rohe, guardate quei guardate la forma delle finestre e quei balconcini con il tubolare di ferro, le finestre a tre con l'apertura in mezzo, perché poi le ritroveremo dopo. Io vi attiro solo la vostra attenzione su questo. E poi basta, nel 30-33 la modernità esplode, si trova di ormai è tutto un fiorire. Se dovessi fare l'elenco delle architetture importanti che poi dopo dal 30 al 33 cominciano a sorgere in Italia, in Europa, in America, stiamo qua mezz'ora solo a raccontarvi che cosa stava accadendo in quel momento nell'architettura nuova. Di pochi anni, e ancora una cosa prima di farvi vedere che cosa succede con Invernizzi, è questa architettura poco nota e mai realizzata. Questo è un Pierluigi Nervi, perché anche Pierluigi Nervi progetta una casa rotante. Questa è la casa rotante di Pierluigi Nervi, è progettata dal 32 al 34, quindi dopo la realizzazione. Non era ancora terminato il girasole, ma perché termina il 35, ma il girasole viene concepito ben prima, perché Luigi nel 29 appunto la stava già progettando. Quindi anticipa persino quest'altro collega ingegnere che anche lui pensa a una casa rotante. Ma perché Angelo Invernizzi arriva a pensare a una casa rotante? Ecco, quindi abbiamo visto che cosa ha fatto quando era a Genova, abbiamo visto che cosa ha fatto dopo il girasole. Ma chi è? Dunque, nasce nel 1884, quindi nasce nel secolo precedente, no? Studia a Verona e si trasferisce poi subito a Genova per iscriversi alla Regia Scuola di Applicazione per Ingegneri. E nel 1906, contemporaneamente a Genova, lavora come disegnatore presso la direzione delle Ferrovie dello Stato. Poi i suoi studi li finirà a Padova, con la laurea in ingegneria civile nel 1912, ma immediatamente dopo la laurea torna di nuovo a Genova, dove inizia subito la professione, però professione che dura pochissimo perché poi inizia la Prima Guerra Mondiale, e nella Prima Guerra Mondiale lui è nel genio militare. Tra l'altro si distinguerà non solo costruendo diverse opere di difesa, impianti idrici nei territori del Veneto e del Friuli, ma riesce persino a ottenere la Military Cross inglese e la Croce di Cavaliere della Corona d'Italia, perché pare che avesse un'imperturbabile calma sotto il tiro delle artiglierie nemiche mentre era là a seguire le opere che doveva costruire. E questo riferimento al fatto che lui avesse prestato servizio nel genio non è secondario, perché è durante quel periodo che lui conosce Ettore Fagioli, l'architetto veronese coetaneo, anche lui nel genio civile, che nel genio militare, che poi diverrà il suo socio e che sostituirà l'altro architetto con cui lui lavorava, Garbarino, dando forma insieme con lui alle architetture che abbiamo visto. Terminata la guerra, 19, lui torna in Liguria e apre la sua prima impresa di costruzioni a Savona, e dal 22 si trasferisce a Genova. Quindi assolutamente all'interno di tutto quello che era il momento costruttivo e quello che accadeva in questa città. Dal 22 al 29, questa è la prima pianta che lui disegna per il girasole. Nel 29 questo piccolo disegno un po' sgranato è la prima idea, e c'è già tutta lì, i primi elaborati sono questi, la struttura è compiuta, le forme sono ancora indecise, ma la struttura è compiuta, due ali a 90 gradi, l'idea che potesse girare 180 gradi, eccetera. Gli esterni no, gli esterni sono ancora un po' déco, lo vedete in quest'unica sezione dove vedete
oltre alla sezione dove disegna un pezzetto di quel prospetto, e vediamo questo prospetto molto a linee molto allungate, molto che potrebbe ricordare una sede dell'Ilva, di un Crosa di Vergagni, tanto per dire qualcosa che è genovese e che è esattamente di quegli anni, ma insomma ricorda anche altro. Però dura solo un anno questa idea, perché immediatamente nel 30 altra versione arriva già a disegnare questo. È già ripulita, la rimozione dell'ornamento, la pulizia da ogni decorativismo è già arrivato. L'edificio è ancora perfettamente lui. Vi faccio vedere una sovrapposizione tra i due, ve l'ho girata per metterla nello stesso senso. Cambia la distribuzione interna, cambia, vedete come nella planimetria superiore il corridoio di distribuzione sia diverso, sia alle spalle delle stanze che si aprono nello spazio del diedro di 90 gradi, mentre nella prima versione la distribuzione era interna, eccetera. Però dettagli, appaiono le piccole scalette che permettono di scendere, però dettagli. Nel 29 l'idea era già praticamente compiuta. Non è ancora una macchina, sì, lo è, non lo so, a metà. È interessante vedere i dettagli di questa versione del 30, a parte quella leziosa cuspide al di sopra della torretta, ma le scritte parlano di un intonaco rosa e grigio, e le sezioni parlano di una struttura in calcestruzzo con dei muri pieni. Non è ancora quello che sarà. Quello che sarà lo diventerà dopo, lo diventerà nelle versioni del 33. Ma in realtà quello che è la vera anima della casa lo vedete in questa assonometria che lui disegna, raccontando addirittura quanti quintali di calcestruzzo avrebbe mosso su questi carrelli e su questi perni. Questa è un'assonometria bellissima, stupenda, dove non c'è nulla che non sia essenziale rispetto all'idea, e dove c'è anche una certa volontà di affermare la capacità di farla una cosa del genere. È quell'unica quota che viene messa, 42,35, per dire che quell'oggetto che gira è alto 42 metri, è enorme, gigantesco, ma non importa, lo facciamo girare comunque, pesa 15.000 quintali, non importa, gira comunque. L'intera struttura appoggia su quei carrelli che voi vedete, sono carrelli ferroviari, aveva lavorato nelle ferrovie, sono carrelli ferroviari che scorrono lungo quelle tre rotaie posta ad anelli concentrici. Su ogni rotaia c'è un numero di carrelli sufficiente a reggere il peso della casa, e si prevede che la casa debba girare a una velocità di 4 mm al secondo per compiere in 9 ore e 20 minuti il giro. Lui non lo sa ancora che in questo momento la casa girerà completamente. La casa gira per 180 gradi, si muove quasi basculando da un lato all'altro. Lo deciderà dopo di farla ruotare completamente. La struttura di calcestruzzo è estremamente bella, molto complessa, un'intelaiatura estremamente complessa, estremamente leggera, che funziona tutta come un'enorme trave. Aveva una perfetta conoscenza di quello che poteva fare col sistema del calcestruzzo armato. E tutto gira su quel podio cilindrico in fondo, e quel podio cilindrico in fondo sta tutto su questo oggetto qui, un'enorme ralla metallica con cuscinetti e ruote che permette a quell'oggetto di ruotare, e questo è il suo punto d'appoggio. La parte strutturale è chiaro che è frutto delle idee, dei calcoli di Invernizzi. La parte meccanica, pur avendo lui lavorato ma come disegnatore all'interno delle ferrovie, non è sua, è in realtà progettata a partire dal 32 da Romolo Carapacchi, un ingegnere meccanico che si era laureato a Torino ed era attivo a Genova nell'industria meccanica proprio negli anni 30. Era il direttore tecnico delle officine meccaniche Verrina di Voltri,
ed ecco che Genova torna di nuovo nella nostra storia. Sono infatti le officine meccaniche Verrina di Voltri che realizzano questa ralla e realizzano la piattaforma metallica che sta sopra ed è la base della torre girevole. Lavorano per un anno con Invernizzi. Dal 1933 sarà lo stabilimento Ansaldo di San Pier d'Arena invece che produrrà sia i rulli di spinta che i carrelli dei motori. E a fine maggio del 1933 Invernizzi visita lo stabilimento Ansaldo di San Pier d'Arena, dove stanno preparando questi giganteschi carrelli che girano sulle rotaie, e scrive: ne ho riportato un'impressione entusiastica, si lavora con molta alacrità e le cose fatte sono semplicemente meravigliose e gigantesche. I lavori di costruzione iniziano nel 31, quindi pochissimo dopo quello che abbiamo visto. Nel 29 inizia a disegnarla, nel 30 arriva alla sua miglior definizione e nel 31 già si comincia a costruire. Non vi faccio vedere gli scavi della collina, sono poco interessanti, vi faccio vedere una fase già un po' più avanzata. Nel 32 arrivano le prime parti metalliche, la costruzione arriva a questo stadio nella primavera nel luglio del 33. È già tutto montato e la casa gira. Le due ali superiori sono completate nel novembre del 33, sperimentano il movimento il 27 novembre del 33 ed è in quella data che lui scrive a Mario Daverio, che era il suo geometra, il suo braccio destro lì: ho deciso di fare il giro completo, quindi non più 180 gradi ma 360, non c'era nulla che impedisse alla casa a quel punto di poter girare completamente, dopo che appunto il 14 novembre aveva fatto la prima prova di rotazione sui 180 gradi. È bellissima secondo me ancora in questa sua visione assolutamente essenziale di oggetto, veramente compete con Tatlin in questo, prima di essere rivestita. Vi porto un po' avanti nel tempo per farvela vedere finita e completamente rivestita. È molto affascinante prima, è anche affascinante qua, però è molto affascinante prima, secondo me. Al di sopra di questo scheletro che avete visto, infatti poi la casa viene costruita. E qui inizia la divisione tra ciò che c'è sotto la casa e ciò che c'è sopra la casa. Ciò che c'è sopra la casa e la divisione tra Fagioli e Invernizzi. La parte sopra della casa viene chiaramente tutta voluta e pensata da Invernizzi. Fagioli lavora di più sulla parte sottostante, che continua a mantenere qualcosa di assolutamente, assolutamente diverso. Qui la vedete ancora in costruzione, vedete i tamponamenti in pannelli di Eraclit, si legge la scritta Eraclit. L'Eraclit era un impasto di lana di legno, è un impasto di lana di legno impastata con magnesite e elegante cementizio. Era una nuovissima produzione, la Eraclit Veneer viene fondata nel 25, quindi questo materiale era un materiale nuovissimo, appena inventato, quindi non i mattoni ma un qualcosa di estremamente leggero, perché quella struttura andava tamponata con qualcosa di molto leggero, e lui non costruisce una struttura in latero cemento, costruisce una struttura con un'ossatura in cemento e dei tamponamenti leggerissimi. Infatti dopo l'utilizzo dell'Eraclit, l'altro colpo d'ala assoluto è questo che qua vedete, ma si capisce e si intuisce quella vibrazione sulle facciate, che è questo, il rivestimento con le lamine in lega d'alluminio, la lega Alluman, prodotta dalla lavorazione Leghe Leggere di Milano, ovviamente ditta specializzata in costruzioni aeronautiche, ferroviarie e navali. Ed ecco che la macchina Bitté prende veramente la sua veste di macchina, rivestita e costruita su un'ossatura di calcestruzzo, ma come un aereo, leggerissima, con questo rivestimento di alluminio spettacolare. Il rivestimento in lastre potrebbe quasi da lontano, in quell'immagine che vi ho fatto vedere prima, ricordare l'utilizzo di grandi blocchi di pietra per la sua vibrazione, ma in realtà no, non lo fa nel momento in cui si avvicini, perché la chiodatura
e l'utilizzo non sfalsato delle lastre, ma l'utilizzo delle lastre messe una dopo l'altra con i giunti allineati, toglie a questo utilizzo della lastra qualunque possibile riferimento alla tettonica della struttura muraria. Venezia non vuole minimamente mascherare questa cosa, più è aeronautica più è bella. E il taglio di quella porta lì all'interno, che non taglia quei pannelli senza architrave, senza nulla, non è importante, non c'è nulla da sostenere, è una struttura leggerissima di pannelli di legno e alluminio. Non c'è, ne svela proprio veramente l'assoluta modernità. Guardatela qui in una delle immagini, c'è un libro bellissimo con le foto di Enrico Cano, edito dall'Accademia di Mendrisio, che racconta questi spazi della villa. Queste foto sono le sue, con quella scala sospesa, e qui le metafore del transatlantico, dell'aereo, eccetera, e con quei pannelli d'alluminio che appunto fanno il rivestimento esattamente in quel modo, con le finestre tagliate all'interno così. Eccole le finestre a tre abbassate, eccoli i corrimano tubolari da transatlantico, i riferimenti a Miss Van der Rohe, al Weisenhof che vi dicevo prima. E la casa ottiene questo aspetto assolutamente magnifico, spettacolare, di oggetto metallico di cui si dimentica qualunque rapporto, che dimentica qualunque rapporto con la costruzione in calcestruzzo e con la costruzione metallica, con la costruzione non metallica all'esterno, ovviamente. I riferimenti sono assolutamente moderni, ve ne do uno solo, di nuovo è impossibile da non citare, cioè il Le Corbusier della Casa per la Madre sul Lago Lemano, la casa del 25, quindi anche qui assolutamente nota nel momento in cui Invernizzi costruisce la sua cosa. E nel piccolo lì, un petit maison, dove Le Corbusier racconta la sua casa, la racconta proprio così, come una corazza funzionale. E lui dice: l'apparato stava per questo apparato stava nascendo l'aviazione commerciale, con le sue carlinghe in alluminio ondulato, e la piccola casa adottava l'ultima moda. Anche Invernizzi pensa all'alluminio ondulato inizialmente, poi cambia idea, usa le lastre, ma la sua prima idea è rivestirla in alluminio ondulato. Non possiamo dire se questa sia una citazione, se sia un omaggio, se sia una volontà, se sia un problema di approvvigionamento di materiale, però la prima idea è esattamente questa. Kenneth Frampton, parlando della casa, dice che Villa Girasole evoca le atmosfere fantascientifiche di un Jules Verne, perché è il tipo di rifugio che Capitan Nemo si sarebbe potuto costruire al ritiro delle sue esplorazioni sugli oceani, sotto gli oceani veramente, Capitan Nemo. Allo stesso tempo però quel basamento che la riporta a una costruzione più meno macchinista e più tettonica, è lo stesso rapporto che troviamo in qualcos'altro in quel momento. È l'espressione, ad esempio, del nuovo Comune di Terragni. Il nuovo Comune di Terragni è del 28, di nuovo ci sono delle analogie assolutamente inevitabili. Anche questo impossibile che non fosse noto in quel momento. Ma, e qua si vede benissimo da questa vista aerea dell'epoca, la casa e il suo basamento parlano due linguaggi completamente diversi, quindi la macchina sopra e il basamento sotto sono due cose altre. Il basamento sotto è più opera di Fagioli. In realtà né lui né Invernizzi aderiscono totalmente alle logiche del linguaggio del funzionalismo, perché poi dopo comunque anche Invernizzi ha un ritorno a costruire cose che si allontanano da questa sperimentazione così, così forte, e resta un po' questa dualità un po' incompiuta, però il basamento ha una sua monumentalità, funziona comunque, c'è questa visione dall'interno che lo rende assolutamente
evidente nella purezza delle sue strutture. Fagioli all'inizio gli propone di farlo con degli archi ribassati e di rivestirlo di pietra, ma ovviamente Invernizzi non lo segue su questo, no, lo vuole con l'assoluta struttura pulita del calcestruzzo. Ricorda un po' quel transatlantico in copertina di Le Corbusier, no? Questo passaggio, eccetera. E Fagioli poi si sfoga nell'ingresso, che invece è assolutamente déco, molto novecento, con questi candelieri, con questa illuminati, eccetera, eccetera. Quindi ha il suo spazio lì. La casa poi sorge al di sopra di questo e vive quasi una vita diversa da quella del suo basamento, e ne diventa anche, e anche in questo è modernissima, uno strumento per guardare il paesaggio. Se voi guardate che cosa poi si vede da questa casa, e io trovo bellissima la visione e l'idea che quei portali là in cima siano veramente delle specie di schermi, che voi immaginatevelo con questa casa che ruota, e questi schermi che inquadrano il paesaggio quasi come in un'inquadratura cinematografica che segue ruotando il paesaggio. Quindi e anche questo è molto, ha a che fare molto col moderno, assolutamente. Questa è la scala interna, quella che ruota su quella struttura magnifica. Nel 35 la casa è praticamente terminata, si lavora alle finiture, vengono montati gli avvolgibili dipinti di azzurro che avete visto, ovviamente azionati elettricamente, viene montata la cabina dell'ascensore, vengono ultimati gli arredi. Queste sono le piante finali in cui vediamo quell'evoluzione dello spazio, e vediamo la semplicità di delle scelte interne, con le due grandi camere da letto sulle due testate, e poi questo corridoio di distribuzione verso l'esterno. È di un'estrema semplicità, assolutamente. E questi sono gli interni, poi ce ne parla adesso molto meglio Gianni sulle scelte decorative. Io vi faccio semplicemente vedere questi interni, che vanno dall'utilizzo di questo mosaico 2x2, all'utilizzo dei parquet, a questa raffinatezza dell'interno. Quindi passiamo veramente dall'idea dell'essenzialità di quella struttura all'idea del transatlantico che dentro vive una vita completamente, completamente diversa. Quindi la ricchezza di questi arredi, eccetera, con alcuni arredi in tubolare metallico. Matteo prima ha mostrato la casa alta, la quinta triennale del gruppo dei Liguri, sono proprio gli stessi arredi che vengono fatti per uno e per l'altro, la stessa ditta genovese sempre che fa entrambi, questo per legare sempre quello che accadeva in realtà in città rispetto a quello. I bagni con il magnifico mosaico. E quindi questa casa che resta poi come transatlantico, mi piaceva chiudere con questa immagine che riporta di nuovo la casa all'interno all'interno del parco e all'interno della natura, in cui è quasi come un transatlantico fermo in questo contesto della natura verde del parco che lo accoglie con questo basamento che scompare. Perché questa immagine credo che racconti, insieme con quella bellissima assonometria, quella che è la logica di questa casa, che spero veramente che sia in condizioni future un po' migliori. È stato molto triste sentire che la casa, dopo i restauri recenti, sono stati dei restauri non tanto tempo fa, in fondo 2005, non è tantissimo, beh, no, qualche anno in effetti, però restauri che avevano dovuto lavorare sulla struttura di calcestruzzo, perché comunque queste sono sempre architetture molto fragili, hanno sempre bisogno di molta cura, il calcestruzzo non è eterno, ha bisogno di essere curato, lo dico in una città che ha imparato che cosa vuol dire dover curare il calcestruzzo, quindi non ho bisogno di dirlo più di così. E quindi un piccolo intervento c'era stato, speriamo che questi interventi proseguano e che questo oggetto possa continuare a stare lì, non come un transatlantico arenato, ma effettivamente come un transatlantico che gira e che funziona. Grazie. Lascio la parola a Gianni, che ci racconta invece
qualcosa sugli interni che io non ho trattato, non sono bravo come lui su queste cose degli interni, quindi lascio a lui la parola. Grazie, ma saresti stato altrettanto bravo se non di più. No, il discorso era fare capire quanto in realtà il girasole allora sia importante non soltanto allora, per il discorso quindi ingegneristico, per il discorso della casa che gira, allora, ma questa estrema attenzione allora, di Invernizzi a quello là che è l'esterno, a quello che è il meccanismo, in realtà si riflette assolutamente anche nell'interno. E riallacciandomi a quello che precedentemente dicevano sia Matteo sia Andrea, in realtà in tutt'altra atmosfera culturale, però qui si rivive il concetto dell'opera d'arte totale, della Gesamtkunstwerk, che va poi in qualche modo un formato da Liberty in avanti, allora, tutta la storia allora, dell'arte e comunque allora, tutto l'approccio della storia dell'arte a partire dal 1900, in realtà qui lo si ritrova, perché effettivamente è un'opera d'arte totale in cui l'aspetto macchinistico, l'aspetto ingegneristico, l'aspetto in qualche modo futurista e futuribile, però poi si mette insieme con questa straordinaria qualità anche del più piccolo dettaglio, nel senso nulla è tralasciato, c'è proprio allora un'attenzione all'eleganza, alla qualità, che poi è un'eleganza di sottrazione, che in realtà percorre poi allora, tutto quello che è l'edificio e in particolare quelli che sono i due piani poi alla che venivano in qualche maniera abitati. In realtà, come diceva Andrea che mi è preceduto, in realtà anche per quanto riguarda l'arredo, per quanto riguarda gli interni, c'è una certa convivenza, allora se non si vuol dire contraddittorietà, nel senso che c'è tutta una parte di arredi allora, che sono modernissimi, allora sono arredi razionalisti, sono arredi in tubolare metallico e con legno compensato di faggio, quindi il massimo, il top della modernità per quel momento, tant'è vero che li realizza l'unica ditta genovese che era la ditta Montaldo, che era in grado di fare delle cose del genere. Dall'altra parte, soprattutto in quelli che sono allora, i luoghi leggermente un pochino più di rappresentanza, c'è invece una tendenza maggiormente novecentista, allora, quindi come dire, pur sempre in una stilizzazione, in una linearità, però non più una linearità secca e rigida come quella del Déco, un pochino più corposo, un pochino più volumetrica, un pochino più novecentesca appunto, che poi caratterizza alcune cose. La cosa in realtà molto interessante, poi vi faccio vedere velocemente, vi lascio andare, le immagini allora, che parlano degli interni, in realtà in tutta questa precisione che riguarda la struttura, riguarda un po' meno allora quella degli arredi per quanto riguarda l'attribuzione, perché infatti degli arredi, per quanto si sappia una buona parte chi li abbia eseguiti, in realtà un punto fermo su chi li abbia progettati ancora oggi non esiste. Nel senso, io mi ricordo perfettamente che Lidia Invernizzi dicevano che erano stati progettati da Fausto Saccorotti, e questo ci può benissimo stare per le cose che vi farò vedere. Però in realtà, essendo andato perduto l'archivio di Fausto Saccorotti, non è rimasto nessun tipo di disegno, e anche allora, quel breve saggio che scrisse Matteo Luparini, Leonetti Luparini, nel 1995, parla di un'attribuzione a Fausto Saccorotti degli arredi allora, del girasole, e il volume molto bello che è stato pubblicato nel 2006 dall'Accademia di Mendrisio, in realtà proprio per quanto riguarda gli arredi si parla di chi li esegue, ma non in qualche maniera chi li progetta. Molto probabilmente, però non avendo materiali, non avendo disegni, effettivamente è vero allora che vennero eseguiti da Fausto Saccorotti. Oscar e Fausto Saccorotti ebbero dei legami molto intensi con Angelo Invernizzi, lo dimostrano alcune opere d'arte che si trovavano nella collezione privata di Angelo Invernizzi, alcuni quadri di Oscar, ma per esempio lo dimostra il fatto allora che Oscar al girasole è attivo e poi vi farò vedere, esegue due mosaici, cioè due mosaici che si trovano al girasole vennero eseguiti su cartoni di Oscar Saccorotti. Negli stessi anni Oscar Saccorotti esegue i cartoni per i mosaici che si trovano poi qui, allora nel grattacielo di Piacentini alle nostre spalle. Quindi come dire, il tutto allora si tiene.
Vi faccio vedere allora velocemente, poi finisco allora con il discorso. Allora qui allora siamo nella parte allora che porta all'ascensore. Vedete quindi i pavimenti, questi sì, allora molto déco, allora in piastrelline di ceramiche, con tutti questi colori. Voi vedrete che il rosso e il giallo ritornano sempre. Qui siamo invece dall'ingresso dell'ascensore, vedete che abbiamo questa semicirconferenza che è la parte rotante. Siamo quindi, e guardatela sempre, per esempio la raffinatezza della ceramica, del colore e per esempio delle colonne che sono rivestite di queste piastrelline rettangolari, verticali, alla di ceramica invetriata dorata. E qui, sono un po' piccole ma voi le vedrete meglio, c'è tutta una serie, allora qui siamo nel pozzo delle scale. Guardate però per esempio anche queste enormi colonne come sono decorate, questa decorazione un po' ad onda simmetrica deco, allora questo allora è abbastanza tipico. E qui allora siamo invece, dicevamo precedentemente, siamo la villa, la parte rotante, la parte abitata era su due piani, un piano che era il pian terreno era tutta la parte giorno, il piano superiore invece era tutta la parte giorno. Qui siamo dall'ingresso dell'ascensore della parte giorno e vedete sul pavimento il simbolo, il logo diremo oggi del girasole ideato da Ettore Fagioli con questa classica la stilizzazione déco che riprende poi buona parte dei colori dell'arredo, il giallo, allora questo colore bruciato, questo marrone caldo e l'azzurro che forse avete già visto in una delle immagini che vi ha fatto vedere Andrea. Quindi qui siamo nella parte giorno, è quello che vi faceva vedere precedentemente Andrea, questo è la porta allora, della cucina, anche la cucina allora, viene disegnata allora, completamente bianca con allora, questo la bellissimo mobile allora, che era in curva, che esisteva. E qui invece passiamo alla parte giorno. Questo è il fumoir, come vedete c'è una differenziazione nei pavimenti, i pavimenti delle parti diciamo comuni allora sono in mattonella in ceramica e tutto il resto invece è in parquet e ogni sala ha un disegno del parquet diverso. Qui vedete come abbiamo dei mobili già tipicamente in tubo di acciaio insieme invece con altri mobili che per esempio trovate allora qui che trovate invece allora, più allora, sulla vostra sinistra, che sono invece allora, più decisamente novecento. Questa è la sala da pranzo, che è la sala più grande alla che si trova al pian terreno, che qui allora, vedete allora, con questa illuminazione allora, che era nascosta là, nella parte là, del soffitto. E qui allora vedete allora sempre un'altra visuale allora, della sala da pranzo, notate sempre come tutto è estremamente seguito, come tutto è frutto comunque di una grande attenzione, guardate per esempio il pomolo della credenza allora, che voi trovate. Sempre nella parte giorno c'era uno studio che era probabilmente, cioè, anzi uno studio per signore e lo studio, probabilmente questo era lo studio dell'architetto, questo era lo studio di Invernizzi. E allora un soggiorno allora che voi allora vedete, questo invece decisamente allora più allora novecento. Qui abbiamo due immagini allora di due dettagli allora di quello che era il soggiorno. Guardate per esempio nella libreria i pomoli che sembrerebbero di bachelite in qualche maniera. E invece la parte più decisamente razionale in tubolare metallico, per esempio questo è un appendiabiti che probabilmente si trovava subito accanto all'ingresso. Perché allora diciamo che con ogni probabilità è proprio Fausto Saccorotti a disegnarlo? Oscar e Fausto, fratelli e che soprattutto collaborano molto nel periodo tra anni 20 e 30, mentre Oscar e poi a un certo punto inizierà ad essere soprattutto attivo allora, come pittore, in realtà all'inizio, proprio appena finita la Prima Guerra Mondiale, aprono insieme un laboratorio di giocattoli con sede in Via Cabella e poi a partire da un certo punto vengono fagocitate o comunque iniziano a collaborare con la famosa Diana di Mario Labò. Allora, quindi, allora, qui per esempio vi ho portato, questa è la famosa sala da pranzo che Mario Labò disegna
per la Diane che viene esposta alla Triennale di Monza del 1930. Vedete come un certo approccio novecento, per quanto sia più moderno, allora quello del girasole, allora si trova. Ma Oscar Saccorotti, per esempio, quello che sempre per la Biennale, per la Triennale di Milano del 30, progetta allora questo salotto per signorina. Questi invece sono proprio mobili progettati allora da Oscar Saccorotti e che vengono pubblicati su Casabella nell'aprile del 30. Così allora come? Allora questo è sempre Oscar Saccorotti, vedete allora come proprio l'analogia, c'è una somiglianza allora proprio formale allora con le cose che si trovano al girasole, e questo invece è proprio Fausto che continua, tanto per dire, Fausto aveva iniziato a progettare, anzi se lo volete vedere andatevi a guardare quello che è rimasto, una delle sue prime progettazioni sono gli interni del negozio di Pescetto in via Scureria. Siamo leggermente un pochino prima perché siamo entro la metà degli anni 20, ma gli interni del palazzo del negozio Pescetto li progetta lui. Qui siamo nel 1932, nuovamente pubblicati allora su Casabella, questi sono proprio di Fausto, sia questo erano per l'abitazione di un amatore d'arte milanese. Contemporaneamente Fausto, e siamo proprio più o meno negli stessi anni, progetta allora per Fuselli e Profumo la loro sede in via Roma, il famoso negozio Cappellin, allora, che voi vedete allora, in queste immagini. Questo è l'esterno, allora, questi invece sono gli interni originali del negozio Cappellin di via Roma, che era proprio Fuselli e Profumo. Eccoli qui, allora questi allora, sono gli interni. Vedete quindi allora, che lo spirito è lo stesso. Questo l'avete già visto, qui siamo passati al piano superiore, questa è la zona notte, questo è il corridoio, vedete come ritornano allora, sempre anche i colori, per esempio anche i colori allora, di questa tappezzeria di tessuto allora, che è appesa alle pareti. Guardate poi la raffinatezza anche degli elementi moderni come sono inserite nel tessuto, allora questi allora, sono gli interruttori, sopra allora c'era una camera matrimoniale grande che vedremo e poi c'erano due camere singole e due camere doppie, probabilmente le due camere singole avranno servito allora, per i due figli, le due camere doppie erano poi quelli allora, per gli ospiti. Questa è una delle due stanze allora, da letto singole. Vedete sempre allora, questi dettagli raffinati che si trovano nei pomoli dell'armadio. Questa allora è una delle camere da letto doppie, decisamente più novecento in qualche maniera. Guardate per esempio la decorazione della pediera del letto, allora come finisce. E questa invece, che è anche un pochino allora quella un pochino più pretenziosa, infatti vedete anche il rivestimento, questa è decisamente novecento, che è quella della camera matrimoniale presa dallo scrittoio, in fondo voi vedete il mosaico eseguito sul cartone di Saccorotti, che è un mosaico che ha come tema la natività. Ecco qui allora un'altra visione presa esattamente dall'opposto, quindi vedete la parte davanti allora, dello scrittoio, qui alcuni elementi allora, che fanno parte allora, della stessa stanza da letto, guardate come il letto finisce, inizia il mosaico di Saccorotti, è bellissimo allora, questa serie di interruttori che permettevano magari di chiamare anche il personale di servizio, i bagni allora, che voi avete già visto, e guardate allora, sempre come allora, questa idea complessiva ritorni anche nei vari elementi di arredo, questo per esempio, quella sopra è una scrivania allora, con una poltroncina, sotto abbiamo questa sorta di comodino su rotelle che si poteva spostare a seconda di quello che era il bisogno, qui siamo di nuovo nella fase alla più moderna, è tutto tubolare metallico e compensato alla di faggio, però guardate come tutta questa straordinaria attenzione la si ritrova anche nei singoli dettagli. Dalle maniglie, per esempio le finestre che sono in acciaio con le chiusure e che sopra allora vedete ancora un'immagine allora, di allora, un allora, corridoio con una poltrona. Infine, proprio per fare vedere questa grande attenzione, guardate per esempio qui allora, siamo nella parte che riguarda le tende, guardate allora come vengono la parte finale delle corde che
attraverso le quali si potevano aprire e chiudere le tende, come viene curata anche con queste finals, si direbbe in inglese, cioè con queste parti la terminale, qui ne trovate una o addirittura allora questa, allora un'altra, come per dire quindi allora questo discorso allora proprio allora di opera d'arte è la totale. Io direi allora che con questo allora possiamo allora concludere. Spero che vi siate fatti un'idea della Villa del Girasole e grazie e vi aspettiamo alla Storia in Piazza.